ben ritrovati all'appuntamento con la provincia di Torino. Migliora, ma non ancora abbastanza, la qualità dell'aria dell'area metropolitana torinese. Lo dicono i dati rilevati dalle centraline dell'ARPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte. Preoccupano in particolare le micropolveri e il biossido di azoto nei mesi invernali, l'ozono in quelli estivi. Dello stato di salute dell'atmosfera nell'area metropolitana si è parlato il 30 novembre nella sede della provincia in via Maria Vittoria nell'ambito della presentazione del nuovo indice della qualità dell'aria, che è consultabile sul portale www.provincia.torino.it dal 1 dicembre. Il nuovo indice, a differenza del precedente, che era calcolato e diffuso ogni giorno in base alle rilevazioni di quello precedente, è di tipo previsionale. Viene diffuso ogni giorno e riguarda la qualità dell'aria attesa per le 48 ore successive. In occasione della presentazione dell'indice sono stati divulgati i risultati dei monitoraggi condotti in provincia di Torino e le conclusioni di uno studio sull'efficacia nel medio periodo delle misure anti-inquinamento realizzate attualmente. Anche quest'anno il tema della qualità dell'aria con l'arrivare dell'autunno si pone sull'agenda politica locale. Quest'anno noi abbiamo interloquito in modo molto incalzante con la Regione Piemonte insieme alla città di Torino per capire quali erano gli orientamenti della Regione su questo tema. Abbiamo visto che altre città e altre regioni, penso alla Lombardia con Milano e al Lazio con Roma, hanno preso provvedimenti che in qualche modo vengono contestati da questa amministrazione regionale, come quelli del blocco del traffico, considerati inutili dal punto di vista dei risultati. Noi pensiamo che sia comunque necessario conservare nell'agenda politica questo argomento. Ci sono delle novità perché si stanno affinando i sistemi anche di analisi e di modellazione per capire quali sono gli interventi da fare. Non possiamo permetterci una regione inerte e quindi sosteniamo con forza l'idea del sindaco Fassino di creare un tavolo di crisi nazionale in cui siano coinvolte le regioni per capire qual è la strada nazionale per risolverlo. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima con la provincia di Torino.